Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, confratelli nel sacerdozio e nella vita religiosa, autorità civili e militari, rappresentanti del mondo della comunicazione e dell'arte, membri dell'Associazione Cavalieri del Tratturo, pellegrini tutti, benvenuti in questa chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina. Siamo qui per celebrare la Pasqua settimanale e orientare i nostri passi verso l'incontro con il Signore risorto. La presenza dell'urna contenente i resti mortali della nostra sorella Raffaella Carrà ci spinge ancor di più ad elevare lo sguardo verso il cielo, per contemplare il mistero cristiano della morte e della vita. E come comunità ci chiama ad elevare la nostra preghiera di suffragio per lei, venuta a mancare esattamente 2 mesi fa.
allora per celebrare degnamente i santi misteri. E perché la nostra preghiera sia ben accetta al Signore, riconosciamoci ancora una volta miseri peccatori ed invochiamo con fede la misericordia di Dio. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria a Dio, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Gloria, gloria a Dio, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Preghiamo. O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, dona coraggio agli smarriti di cuore perché conoscano il tuo amore e cantino con noi le meraviglie che tu hai compiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso, sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente, gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi. Oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello. Non fate forse discriminazioni, non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a quelli che lo amano? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mar di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Efata, cioè apriti. E subito gli s'aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più esse lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi tutti, come accennavo all'inizio della celebrazione eucaristica, la presenza dell'urna cineraria della nostra sorella Raffaella Carrà, posta proprio accanto al cero pasquale, simbolo della resurrezione di Cristo, primizia di coloro che sono risorti dai morti. Ecco che questa presenza nel contesto di questa divina liturgia ci permette di sottolineare in modo significativo il carattere pasquale dell'odierna domenica e ci interpella come comunità per manifestare la nostra fede nel Signore morto e risorto per la nostra salvezza. Come assemblea liturgica allora vogliamo elevare preghiere di suffragio per l'amata artista e riflettere sulla parola di Dio che nutre
lo spirito dei credenti e sollecita la nostra esistenza ad una costante conversione a Cristo, che è via, verità e vita. La parola di Dio ci provoca e l'adesione nella fede a quanto ci dice il Signore ci apre la via della guarigione da tutte quelle infermità che colpiscono la nostra interiorità, il nostro spirito, e che spesso ci alienano in uno stato vero e proprio di prigionia o di deriva esistenziale. Abbiamo bisogno di respirare aria nuova, aria di libertà, di speranza. È necessario allora prendere consapevolezza di quanto sia fondamentale favorire un processo di conversione che segna un vero e proprio passaggio dall'incredulità alla fede. Un movimento che seduce la nostra volontà a lasciarsi cambiare, trasformare dall'amore che salva. Le letture di oggi evidenziano alcuni temi che da sempre esprimono aspetti concreti della vita dell'uomo nel suo cammino terreno. Un cammino spesso disorientato dalla durezza del cuore o dalla poca capacità di aprirsi all'ascolto di una parola che agisce ed opera nel momento in cui viene pronunciata. Spesso quello che abbiamo ascoltato diventa metafora della nostra stessa vita. Abbiamo bisogno di nutrirci di speranza, la stessa annunciata da Isaia, ma anche di credere che quella rivelazione si sta già compiendo. Il contenuto messianico del messaggio profetico trova inizio e compimento proprio nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. Dite agli smarriti di cuore, abbiamo ascoltato, coraggio, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, Egli viene a salvarci. Si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. In una sola parola, il profeta annuncia la liberazione e la salvezza. Così la liturgia colloca, accanto al messaggio di speranza di Isaia, il brano del Vangelo secondo Marco, che pone in risalto uno degli interventi messianici più conosciuti. Il Signore guarisce, libera, salva un sordomuto dalle catene della sua infermità e gli restituisce per certi versi la sua dignità, lo rende una persona nuova, capace finalmente di udire e di parlare. C'è tutto un rituale che Gesù compie e che in forma sacramentale noi vediamo ripetere dal sacerdote quando nel rito del battesimo arriva il momento cosiddetto dell'effatà. Apriti. Il sacerdote tocca le orecchie e la bocca del bimbo dicendo le parole: il Signore che fece udire i sordi e parlare i muti ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre. Siamo tutti allora, carissimi fratelli e sorelle, sin dal battesimo, liberati ed abilitati a professare la nostra fede in Gesù Cristo. Dobbiamo, in forza di tale sacramento, essere attenti e vigili per sentire in ogni momento della nostra vita la forza liberante di quella parola che Gesù ha pronunciato al sordomuto. Apriti. Oggi siamo in questo luogo santo, benedetto dal Signore per l'opera ministeriale compiuta dal venerato confratello Padre Pio. Un umile frate chiamato da Dio per il bene delle anime. L'infermità richiamata nel Vangelo odierno spesso è l'immagine concreta e reale, come dicevo poc'anzi, di una sordità
e di un mutismo spirituale che colpiscono il cuore e l'anima umana. Erano questi i dolori e le sofferenze più grandi di Padre Pio. Probabilmente era proprio la condizione di bisogno dell'uomo a spingerlo in una costante ed incessante supplica a Dio per liberare l'uomo dalle sue alienazioni fisiche, morali e spirituali. Era un po' anche questo il motivo per cui tanti uomini e tante donne salivano su questo monte. E tra questi, molti provenivano da ambienti apparentemente lontani da quelli ecclesiali. Molti artisti, politici, personaggi pubblici erano soliti venire a San Giovanni Rotondo per ricentrare evidentemente i loro obiettivi esistenziali, per riorientare il loro cammino, per aprire il cuore ad una speranza nuova, per sperimentare la liberazione di una sordità che impedisce di ascoltare ed accogliere l'annuncio di una grande novità, qual è il Vangelo di Gesù Cristo, o la liberazione da un mutismo che non lascia passare nelle parole i sentimenti più nobili custoditi nel profondo del cuore. Tanto è accaduto ai tempi di Padre Pio, ma che accade ancora oggi? La volontà da parte di Raffaella Carrà di tornare in questo luogo anche con i suoi resti mortali ne è un esempio evidente. Proprio a partire da questa circostanza e da ciò che avveniva quando Padre Pio era in vita, abbiamo pensato di istituire una giornata di spiritualità per gli artisti, nel senso più ampio del termine, e che ufficializzeremo al termine della Santa Messa. Tutto l'ambito che in qualche modo Raffaella ha rappresentato e che la sua memoria rappresenta ancora, insieme a tanti altri colleghi e professionisti del mondo delle comunicazioni o comunque esposti nelle diverse attività pubbliche, ecco, tutto questo mondo ha tra le mani strumenti per far passare con efficacia la bellezza e la novità del Vangelo. L'artista ispirato, con il suo talento e la sua creatività, può far riflettere l'opera creatrice di Dio e trasmettere la sua grandezza e bellezza. Il nostro amato Papa Francesco così scrisse nel messaggio agli artisti del 6 dicembre 2016. Il compito importante e necessario degli artisti, particolarmente di quanti sono credenti e si lasciano illuminare dalla bellezza del Vangelo di Cristo, è quello di creare opere d'arte che portino, proprio attraverso il linguaggio della bellezza, un segno, una scintilla di speranza e di fiducia lì dove le persone sembrano arrendersi all'indifferenza e alla bruttezza. Architetti e pittori, scultori e musicisti, cineasti e letterati, fotografi e poeti, artisti di ogni disciplina sono chiamati a far brillare la bellezza soprattutto dove l'oscurità o il grigiore domina la quotidianità. Sono custodi della bellezza, annunciatori e testimoni di speranza per l'umanità. Li invito, dice sempre il Papa, ad avere cura della bellezza, e la bellezza curerà tante ferite che segnano il cuore e l'animo degli uomini e delle donne dei nostri giorni. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, pastore buono e bello, è passato sulle strade della Palestina sanando e beneficando l'umanità bisognosa, rimarcando l'alto valore della dignità umana e schiudendo definitivamente al mondo le porte della redenzione. Ma ancora oggi,
continua a camminare sulle nostre strade. È per la disponibilità di chi gli dà voce, braccia e mani, di chi mette a disposizione i talenti ricevuti o risponde ad una specifica chiamata. Egli continua ad operare e a compiere grandi prodigi. Ciò significa che ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, come ha fatto Padre Pio, come ha fatto Santa Madre Teresa di Calcutta, di cui oggi celebriamo la memoria, come hanno fatto tanti uomini e donne di buona volontà che ci hanno preceduto nella Gerusalemme celeste. A Padre Pio, allora, chiediamo di intercedere per noi e per il nostro cammino di perfezione, mentre continuiamo ad affidare alla misericordia di Dio la nostra sorella, amica e donna di grande talento artistico e di profonda umanità, qual è stata nella sua esistenza terrena l'indimenticata ed indimenticabile Raffaella Carrà. Che il Signore ci dia sempre orecchie capaci di ascoltare e mettere in pratica la sua parola, e ci doni lingua da iniziati per annunciare e cantare al mondo le grandi meraviglie che Egli ha compiuto per noi. Così speriamo e così sia. Al Signore Gesù che si è rivelato a noi e che fra poco si farà nostro cibo e nostra bevanda, rispondiamo con la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli, sorelle, il Signore che ama i giusti e sconvolge le vie degli empi, accolga la nostra preghiera che con fiducia e amore presentiamo al suo cuore di Padre. Preghiamo insieme e diciamo: guida e sostieni il tuo popolo, Signore. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore.
per la Chiesa, perché sia attenta alle esigenze del prossimo sofferente, annunciando il messaggio di speranza e di salvezza del Vangelo, preghiamo. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore. Per le istituzioni della società, perché siano di supporto per tutte le persone che vivono in situazioni di povertà, miseria e difficoltà economiche e sociali, preghiamo. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore. Per quanti sono smarriti di cuore, perché illuminati dall'annuncio del Vangelo e dalla testimonianza dei credenti, possano rinvigorire la loro speranza, preghiamo. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché l'ascolto della parola sia forza vitale per proseguire serenamente il loro percorso di sofferenza fisica e spirituale, preghiamo. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore. Per noi qui riuniti, perché la preghiera comunitaria ci dia nuovo entusiasmo per seguire Gesù lungo la via dell'amore, preghiamo. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore. Per Raffaella, Domenico e Antonio, perché il Signore spalanchi le porte della sua misericordia e li accolga nella beatitudine senza fine, preghiamo. Guida e sostieni il tuo popolo, Signore. E vogliamo fermarci alcuni istanti in silenzio perché ciascuno di noi possa elevare nel silenzio del cuore la preghiera che in questo momento sente più urgente nella sua vita. O Padre, che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, aiutaci a dire la tua parola di coraggio a tutti gli smarriti di cuore, perché si sciolgano le loro lingue e tanta umanità malata, incapace perfino di pregarti, canti con noi le tue meraviglie, per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella tua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, e lo preso della tua venuta, e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, la Madre Teresa di Calcutta, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo,
cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E con un cenno di capo, cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Di soltanto una parola e Dio se lo sa. Voglio avvisare che siamo ancora tenuti a mantenere le distanze di sicurezza e ad osservare alcune norme, per cui non vi riversate tutti insieme nelle file per ricevere l'Eucaristia, aspettate che man mano le file si svuotino, la comunione verrà distribuita solo sulle mani e mantenete almeno un metro di distanza dalla persona che vi precede. Grazie. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre. Amen.
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Yeah.
Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita. Per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Subito dopo la benedizione vi chiedo altri 2 minuti di pazienza perché ufficializzeremo questa giornata di spiritualità per gli artisti. Poi voglio ricordare anche a chi volesse sostare, rivolgere una preghiera dinanzi all'urna di Raffaella che per tutta la giornata di oggi sosterà nella chiesetta antica del nostro convento, quindi non sarà possibile avvicinarsi qui dopo la messa, ma potete recarvi nella chiesetta antica. E vi auguro anche di trascorrere una buona giornata qui a San Giovanni Rotondo presso i luoghi di San Pio, con la raccomandazione, come dicevo anche prima della comunione, di osservare le norme di sicurezza. Ne abbiamo ancora bisogno, quindi evitiamo gli assembramenti verso le uscite, aspettiamo il nostro turno prima di uscire e casomai diamo la priorità alle persone anziane, alle persone ammalate, ecco, perché possano facilmente guadagnare l'uscita. Ed ora, su di voi e su quanti ci seguono da casa, invoco la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo sguardo e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco, possiamo accomodarci un attimo così ufficializziamo questa giornata. Carissimi, come sapete, è stato desiderio di Raffaella Carrà quello di ritornare a San Giovanni Rotondo da Padre Pio, seppure solo idealmente con le sue spoglie mortali, prima di riposare per sempre nella terra che in vita l'ha accolta ogni volta che aveva bisogno di ritemprarsi dalle fatiche umane, esistenziali e professionali. Io e i miei confratelli abbiamo visto in questa volontà che oggi si compie un segno della provvidenza che ci chiama a far fruttificare tra i tanti talenti di cui Padre Pio ci ha resi eredi anche quello dell'apostolato in un ambito di evangelizzazione molto delicato e fecondo, quello di coloro che mettono la loro arte e la loro professionalità al servizio del processo di formazione dell'opinione pubblica. Sono note infatti non solo le 2 grandi conversioni ottenute dal nostro santo confratello nelle coscienze del famoso attore di cinema, di teatro e di televisione Carlo Campanini e nel celebre tenore Beniamino Gigli, come sono noti i nomi di tanti altri loro colleghi che, stimolati dall'esempio di questi 2 pionieri, li hanno accompagnati o seguiti sulla strada del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, come Erminio Macario, Walter Chiari, Titina De Filippo, il presidente del Consiglio Segni, lo statista Aldo Moro, la grande Inter di Elenio Herrera, tanto per citarne alcuni. Non sappiamo come si è evoluto in questi ultimi il seme della fede ricevuto negli incontri con il cappuccino stigmatizzato. Certamente conosciamo un'assicurazione di Padre Pio che diceva: nessuno sale questa montagna senza avere avuto la sua parte.
Anche noi dunque non vogliamo far mancare la loro parte a quanti non solo hanno il diritto di ricevere l'annuncio della parola di Dio, ma hanno anche la responsabilità di essere strumenti di diffusione di messaggi educativi, con i contenuti espressi dalla loro arte o dalla loro professione, ma anche e soprattutto con l'esempio della loro vita. Tanti, oggi più di ieri, guardano ai personaggi del mondo del cinema, della televisione, dei social come dei modelli. E tanti, più o meno consapevoli della loro capacità di suscitare emulazione, diventano di fatto degli influencer. Ecco perché Padre Pio riservava un'attenzione speciale a questa categoria di persone, perché sapeva che in quell'ambito sociale le seduzioni del peccato sono più forti e più irresistibili, e perché era consapevole che essi costituiscono, nel bene e nel male, un canale di comunicazione e quindi anche un potenziale veicolo di diffusione del Vangelo. Ed è anche questo il motivo per cui oggi noi, confratelli del Santo, sollecitati dal cammino di fede compiuto da Raffaella Carrà, di cui solo lei e il Signore conoscono le tappe raggiunte, abbiamo deciso di istituire la giornata dell'incontro degli artisti con Padre Pio, che si terrà il 5 settembre di ogni anno a San Giovanni Rotondo, per metterci tutti insieme alla scuola spirituale di questo autentico testimone dell'amore di Dio per l'umanità del terzo millennio. Grazie dunque a voi per essere intervenuti e per aver partecipato a questa liturgia domenicale che ci ha fatto celebrare la Pasqua di Cristo, vita e resurrezione nostra, premio eterno di chi confida e spera in Lui. Ci vediamo l'anno prossimo. Padre Pio vi aspetta. Andate in pace. Oh.